E con questa bellissima canzone introduciamo proprio lui, Matteo Macchioni, a Radio Pico. Ciao. Ciao. Che piacere averti qui. Grazie. Ciao Matteo. Ciao, ciao. Ce l'abbiamo proprio qui, l'abbiamo messo in mezzo. Tra me, ti abbiamo messo in mezzo, sì. Non puoi più scappare. Non so se tu sia fortunatissimo in questa circostanza, però vabbè. Matteo, allora come stai? Tanto io sto benissimo, sono sempre in giro, tant'è che oggi. Stamattina ero in Liguria, sono arrivato in Emilia Romagna, ho mangiato qualcosa, mi sono fiondato sul divano, poi mi sono... È vero che oggi inaugurano la nuova sede di Radio Pico, con tutti gli studi nuovi, è meraviglioso, sono partito, mi sono fiondato qui. E non potevi fare perfetto. Altrimenti, anche perché io voglio ricordare, noi ci siamo sentiti anche dopo, tu hai fatto tantissime cose dopo il terremoto, ma ne parliamo magari più avanti, che tu eri con noi il 19 maggio del 2012 in Piazza Costituente. A Mirandola. È vero, nel Radio Pico in tour. Esatto. E devo dire che siamo nella sfortuna, siamo stati molto fortunati perché avevamo il palco, tutte le strutture e si era preoccupati per il brutto tempo. C'è stata una serata piena di stelle. So che avete appena fatto in tempo a smontare, poi è venuto giù il finimondo. Esatto, è stata la prima delle due scosse, quella più lieve, poi è arrivato il seguito, purtroppo se ne faceva volentieri a meno. E tu eri con noi e da lì poi ci siamo tenuti sempre in contatto. Hai fatto, dicevo, tantissime cose in questi in quest'anno e mezzo a favore delle popolazioni terremotate. Sì, tantissimi eventi per i terremotati, ma soprattutto anche per dare un segnale, perché subito i media sono attenti, sono pressanti, poi magari chi ci lavora si dimentica un po' di quello che è successo, e io ho voluto esserci anche quando l'attenzione dei riflettori pian piano veniva meno, quindi abbiamo fatto cose a Mirandola, tante, e recentemente ho fatto anche un concerto di beneficenza che è andato benissimo a Carpi, quindi mi sono sempre mosso per la mia amata provincia di Modena, diciamo così. Esatto, bene, bene, bene. Matteo, senti, io prima chiacchierando con te ho scoperto che hai un progetto fantastico che stai per mettere in atto, sta per andare in porto, su uno dei cantanti più unici del mondo della musica di tutti i tempi, che chiaramente è scomparso, ma che era un vero e proprio maniaco delle armonizzazioni, parlo di Freddie Mercury dei Queen, e che tu hai abbracciato questo progetto e stai per realizzare una cosa veramente fantastica. Parlacene. Sì. Il maestro Roberto Molinelli, che ha fatto tantissime cose, colonne sonore televisive, ha fatto arrangiamenti per artisti che hanno fatto il Festival di Sanremo, lavora con José Carreras in giro per il mondo con un ensemble operistica molto molto bella, lui è un grande, mi ha contattato questa primavera, mi ha detto: senti, voglio fare un progetto sui Queen, coinvolgendo l'Orchestra Rossini di Pesaro, che è una fondazione, è un'istituzione italiana, esatto. Un coro lirico molto importante, il coro del Teatro della Fortuna di Fano, che anche quello è un ente stabile, e voglio metterci una band rock, fondere tutto, fare un concerto sulla storia dei Queen, facendo cantare a te le canzoni di Freddie Mercury. Il fatto è che tu le devi cantare in tonalità originale. Voi pensate che ho guardato le tonalità e sono... Perché voi sapete, Freddie arrivava... Sì, sì, sì. Aveva delle vette piuttosto acute. I famosi picchi di Freddie, è vero. E pensare, insomma, che una voce tenorile come la tua, si pensa magari che il cantante lirico abbia più dimestichezza con le tonalità, invece un cantante pop puro come era Freddie Mercury aveva dei picchi che... Ma lui comunque, secondo me, ha avuto qualcosa a che fare con il mondo dell'opera, certo, perché era un amante di questo, ha fatto anche un disco con Montserrat Caballé, e quindi le sonorità dei pezzi si prestano un po' alla voce lirica. Poi io sono un delinquente, nel senso che sono diplomato al conservatorio e ho studio canto lirico, però quando avevo 7 anni distruggevo una batteria che mi era stata regalata sui dischi in vinile dei Toto, degli Iron Maiden e dei Queen, quindi cioè più quindi, di così sono Jekyll e Mr. Hyde, esatto, signori. Sì, sì. No, vabbè, poi la musica, voglio dire, musica a 360 gradi, si può amare benissimo tutti i generi musicali senza troppi problemi. Il problema è quando li devi interpretare, che devi passare da un tipo di... È stata una bella sfida. Di voce all'altra. Abbiamo fatto una data zero alla Corte Malatestiana di Fano,
completamente sold out, la gente non voleva più andare via, mi hanno chiesto 4 bis, tu è stato difficilissimo. C'ho l'ugola che non ne può più. Tant'è che questo progetto adesso girerà diversi teatri e uno di questi è il Teatro Storchi di Modena. Il 20 dicembre alle ore 21 ci sarà Queen Symphonies, poi abbiamo messo For Christmas, nel senso che siamo sotto Natale, quindi ci stava. Ci stava. Beh, hai scelto anche la canzone natalizia, quella dei Queen, giusto? Thank God it's Christmas. No, non so se la fai. Adesso la fai, la metti in scaletta e la fai. Ma tu hai una canzone preferita dei Queen? Guarda, io in questo concerto canto un brano che amo tantissimo, apre proprio lo show, si chiama One Vision. Che sentiamo? L'ascoltiamo, tu rimani qua, ci salutiamo dopo perché vogliamo ascoltarla insieme a te. Poi regia, tieni il microfono aperto, non sa mai che faccio qualche acuto live per scaricarsi la voce. Sulla voce di Freddie Mercury e Queen, e poi ancora qui a Radio Pico per festeggiare l'inaugurazione dei nuovi studi con Giorgia, Greg, Matteo Macchioni. Sta già per partire, lo vedo, adesso canta. E qui parte la chitarra rock, attenzione. La sai a memoria. Adesso non canto. Quasi che tu l'abbia studiata, ma adesso voglio sentire un pezzo. One goal. Ha! One mission. One heart. One soul. Just one solution. One flash. Voi capite, cioè solo con la musica del disco e la sua voce ha trasformato la radio in un teatro, tanta roba. Però voi dire... vi siete persi una cosa, Claudio non se l'è persa, io mi sono tolto le cuffie, l'ho sentito sparare l'ultima nota, devo dire la verità, io non sentirò. Quello è un si bemolle. Caspita, tanta roba. Che potenza, bravo. Ma meraviglia. Ma non è andato veramente niente in distorsione, io qua ci ho dato. No, che distorsione. Abbiamo testato l'insonorizzazione della radio certo. Nuova, non si è sentito nulla. Abbiamo provato i microfoni fuori di qua, esatto, testato con la bellissima, incredibile voce di Matteo Macchioni che ci ha dato questo assaggio, quindi voi potete capire, come stava dicendo lui fuori onda, quanti elementi. 50 artisti sul palco, l'orchestra sinfonica e la band rock che fanno questa roba qui. E la magia dei Queen. Quando? Ragazzi, 20 dicembre, ore 21, al Teatro Storchi di Modena. Ok. Oh, Greg, abbiamo un sacco di appuntamenti. Abbiamo andato a Carboni, a Macchioni. Sì, prendiamo la macchina, facciamo aereo privato, elicottero. Ci tocca. Diciamolo un aneddoto su sto pezzo. Se voi sapete alla fine cosa dice Freddy? Dammi pollo fritto. So gimme fried chicken. È vero. Prendeva un po' in giro. Ha preso in giro un po'. Però al contrario, non lo so, sto scherzando. Perché al contrario? Perché le famose canzoni di Queen, sai? Ascoltate al contrario. Sì. Al contrario, niente. Qui dall'inizio alla fine è uno spettacolo da vivere, da ascoltare, quello di Matteo Macchioni che ha voluto essere dei nostri oggi, nonostante la faticaccia e la Liguria e l'Emilia, sempre in giro. Noi ti auguriamo ancora tanta strada da fare, da macinare, perché vuol dire che c'è tanto da vivere. Grande successo all'estero, oltre che in Italia, per questa voce meravigliosa che ha scelto appunto la lirica, ma non solo, perché appunto ci fa questi mixaggi incredibili. Le contaminazioni sono il pop futuro. E l'opera, e bravo, soprattutto il rock e l'opera, perché certo, secondo me l'opera è qualcosa di straordinario, e miscelarla con la modernità attraverso il rock la rende internazionale. Ma ci sono già tanti artisti all'estero che hanno fatto questo, in Italia che non c'è nessuno che lo fa. Ma intanto è iniziato, come non c'è nessuno, ci sei tu, voglio dire. I concerti degli Eagles o degli Scorpions con i Berliner.
Vero. Sono cose grandiose che avvengono, oppure anche la Royal Philharmonic ha fatto, si è prestata molto spesso a delle contaminazioni di questo tipo. Ma un altro pezzo dei Queen, che è Who Wants to Live Forever, è fatto con la London Symphony Orchestra. Brividi. Dal vivo, allora, il 20 dicembre a Modena, al Teatro Storchi. Stavo dicendo a Sassuolo, ma prima o poi lo farà anche a casa sua. No, abbiamo pareggiato oggi. Brava, okay, Sassuolo. Beh, è già qualcosa. Com'è? Dillo per gli ascoltatori tifosi. Oggi Cagliari-Sassuolo 2-2. Marcatori? No, se caso scherzando. Prestazione? Vabbè, ok. Matteo, grazie. Quando vuoi, sai che puoi tornare. Noi ma siamo qua per te. Io tornerò con molto, molto piacere per parlarvi dei nuovi progetti, perché ci sono tante, tante cose in cantiere. Adesso, questo sui Queen è uno, ma nei prossimi mesi sarò impegnatissimo in un tour molto importante legato alla mia vocalità e anche a progetti affini al teatro e all'opera, quindi c'è veramente tanta carne al fuoco e sono contento di questo. Stiamo anche preparando un nuovo progetto discografico, abbiamo tanti pezzi scritti da grandi autori, quindi nei prossimi mesi ci saranno tutto belle novità. In tutto questo riposi ogni tanto, ti ricordi di mangiare, di dormire? Ma è giovane, ci riposeremo dopo. Guarda che noi, diciamo così, noi giovani. Per la voce bisogna riposarsi. È vero. Io sono un dormiglione, nei momenti in cui non canto, non lavoro, spesso dormo. E noi ti abbiamo svegliato oggi per venire, vedi, noi donne portiamo gli orecchini. Hai perso una spilla. Hai perso un orecchino in la diretta. Giorgia Veneziani ha perso un pezzo. Ve lo raccoglie, grazie, si è distrutto. Bene, lo salutiamo qui e grazie per essere venuto, naturalmente. Ritorna. Noi, questa cosa era serissima. Baci baci a tutti. Grazie, ciao. Matteo, ciao. Radio Pico, c'è nuova vita.